cristianesimo alla tradizione drammatica in terra di Russia, dove subirà il congelamento degli atti. Dopodiché c'è la restaurazione, ritornano i Borboni e i Borboni ritornano un'altra volta al servizio del Borbone, anzi i Borboni addirittura lo gratificano e lo nominano tenente colonnello, fino a che morirà attorno del Creto, 1836, all'età di 65 anni. Non vi dovete meravigliare di questi passaggi di ribaltamenti di fronte alla luna e alla luna, perché erano l'ordine del giorno, c'è stato un episodio molto più pesante, però la storia è questa e quindi va detta, purtroppo non possiamo ascoltare. Io ho concluso, vi ringrazio per la cortese attenzione, se c'è qualche domanda, qualche curiosità, no, a disposizione, grazie.